Instant Focus, l'approfondimento di oggi con un ospite speciale come promesso. E allora diamo il benvenuto qui sulle Fonti TV ad Andrea Pezzi in collegamento, founder e chairman di My Intelligence. Andrea, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Peccato non averti avuto in studio, ma insomma ci sono determinati protocolli, direttive e comunque situazioni di sicurezza che se si può, insomma, vanno in qualche modo, si possono anche seguire, e quindi è comunque un piacere averti in collegamento. Dicevamo, Andrea Pezzi, founder e chairman di My Intelligence. Intelligenza artificiale sostanzialmente, siamo un popolo di naviganti, questo lo sai meglio di me, e nella navigazione alcuni degli aspetti più interessanti, più importanti, correggimi se sbaglio, diciamo che sono, possono essere la pubblicità e quindi il modo in cui ovviamente l'azienda riesce a veicolare il proprio marchio in maniera intelligente, e il fatto che comunque internet è un oceano, insomma, per cui c'è il rischio di perdersi e magari di non recapitare il proprio messaggio là dove ci interessa, per non parlare poi, ed è un argomento molto attuale, della questione della privacy. Mi sembra di capire che My Intelligence si muova proprio in questa direzione, mette le due cose, mette insieme le due cose in maniera virtuosa. E allora ti do la parola, così ci spieghi meglio, insomma, quello che in qualche modo ho anticipato, e quindi di che cosa si occupa My Intelligence. Andrea. Allora, My Intelligence è una piattaforma che ha anche elementi di intelligenza artificiale, ma soprattutto si caratterizza per un principio, un po' come quello che è successo con Airbnb rispetto al mondo dell'immobiliare. Noi abbiamo costruito una piattaforma unica che integra quei 16-17 passaggi che ogni singola azienda nel mondo oggi deve fare per investire pubblicità nel digitale, facendoli diventare in modo automatico un unico funnel, si dice, no? Nel senso che diventa, invece che lavorare sulla pubblicità con silos che sono separati l'uno dall'altro, consente ai nostri clienti di automatizzare i processi, togliendo l'errore umano, efficientando evidentemente questi processi, rendendoli anche più trasparenti, e questo poi si ripercuote banalmente sul costo della pubblicità. E sapete che il costo della pubblicità lo paghiamo noi quando compriamo i prodotti, quando compriamo i servizi, per cui se un'azienda diventa efficiente, e anche questo fa parte del grande macro concetto dell'economia circolare, se diventa più efficiente e più brava a spendere i suoi soldi, inevitabilmente una ricaduta positiva arriva anche nelle tasche dei consumatori. Quindi l'efficientamento, la tecnologia ha questo grande valore dell'efficientamento dei processi, tra gli altri, e l'efficientamento dei processi produce risparmi. Questi risparmi diventano risparmio anche per il consumatore. Quindi i nostri clienti hanno questa caratteristica di avere scelto la strada dell'innovazione, del progresso, creando dei modelli molto virtuosi di investimento pubblicitario. My Intelligence, peraltro, è l'ultimo, diciamo, di una serie di lavori, di progetti che hai avviato nel digitale, dopo, diciamo, aver salutato il mondo della televisione, con cui di fatto hai avuto la tua, insomma, popolarità forse maggiore, quantomeno in un altro ambito, ma comunque sia, questo è più o meno il tuo percorso, insomma, dalla TV al digital, e per certi versi è un po' un'operazione che sta avvenendo poi su tutti i fronti, in qualche modo. Lo sappiamo anche noi delle Fonti TV, che siamo solamente sul web. La digital transformation è ancora in corso. Hai aggiunto, insomma, anche che c'è un po' anche di intelligenza artificiale all'interno del progetto, insomma, My Intelligence. La rivoluzione sostanzialmente è ancora in corso, deve ancora avvenire, parlo sempre di rivoluzione digitale, insomma, quale può essere un prossimo step, se, diciamo, ne vedi uno, complice anche il fatto che siamo in una fase pandemica, come spesso diciamo, ha accelerato determinati fenomeni che erano già in corso, ma che magari si stavano esprimendo in maniera meno evidente, ecco, rispetto ad adesso. Guarda, io approfitterei della tua domanda per parlare della rivoluzione digitale, se mi consenti, per qualche minuto,
perché penso che sia utile anche per, non so se chiamare i telespettatori, però per chi guarda questo programma in live stream, entrare nel merito di questa famosa trasformazione o rivoluzione digitale che si voglia, perché tutti la citano, tutti ne parlano, però io sono dell'idea che le cose vanno semplificate, spiegate, chiarite, perché sennò tutto questo diventa soltanto uno spot, uno slogan. Allora, che cos'è la rivoluzione digitale? La caratteristica fondamentale della rivoluzione digitale consiste nell'avere inizialmente, questa è la prima, quella che io chiamo la prima onda della rivoluzione digitale, ha scisso il supporto dal contenuto. E ne abbiamo avuto un clamoroso esempio quando ci sono con Napster stati grandissimi momenti di crisi che poi si sono sfociati in un cambiamento proprio di catena del valore nel mondo della musica. Cioè quando improvvisamente per ascoltare una canzone non avevo più bisogno di comprare il supporto che era rappresentato dal disco, dal CD o comunque dalla cassetta, una volta c'era la cassetta. Stessa cosa si potrebbe dire ovviamente per Che blockbuster. Il digitale arrotolavamo ha con la penna, scisso peraltro. il contenuto dal contenitore. Questa è la prima fondamentale cosa che è avvenuta ed è nata così quella che chiamiamo liquid economy. Google è un esempio straordinario di liquid economy perché il newspaper, cioè il giornale, che è basato ovviamente sullo supporto della carta, anticamente, storicamente, e sulla notizia, ha visto anche diciamo, il giornale stesso una scissione, ovvero gli editori hanno provato a inventare l'idea di carta dove la carta non esiste, cioè hanno inventato il cosiddetto sito, e abbiamo Corriere.it, Repubblica.it, eccetera, eccetera, in Italia. Invece Google si è impossessato della parte liquida, e cioè ha preso le parole dei giornali. Questo ha prodotto ovviamente l'effetto scalabile dell'economia digitale, cioè improvvisamente Google non ha avuto bisogno di scrivere nessun articolo, usando le parole degli altri ha creato col suo motore di ricerca un modello di business che era basato sul fatto che ovviamente ogni singola parola rappresentava l'opportunità di un contatto con un utente e Google si faceva pagare per metterti in contatto con chi cercava quelle determinate parole. Questa è Perfetto. la prima grande rivoluzione. Poi non so se vuoi che preciso qualcosa in più su questo primo momento, se no ti passo al secondo, sono quattro. No, direi che cioè, i passaggi li hai spiegati in maniera molto, molto chiara. Secondo me siamo pronti anche per il secondo di passaggio. Secondo passaggio è quella che si chiama sharing economy, cioè visto che i contenuti sono liquidi e che le parole sono quelle degli altri, allora hanno capito i grandi investitori che bisognava investire su quelle che chiamiamo oggi piattaforme o two-sided platform, cioè sono luoghi in cui tutti possono mettere contenuto e tutti possono ovviamente estrarre un'esperienza di contenuto. Faccio per dire, Google è un luogo, una directory di siti. Io posso fare un sito, ma YouTube posso caricare un video. La stessa Uber, se vogliamo, quando ha avuto il suo punto di successo, era basata sulle automobili degli altri, cioè nei Certo. luoghi in cui il modello di business di Uber si è affermato, tutti potevano diventare dei driver, Siamo arrivati ad ok? Si chiamava Airbnb, mi Uber pare di Pop. capire, Scusami, o no? non ho sentito. Sì, no, scusami se ti ho interrotto, mi pare che siamo arrivati anche al concetto di Airbnb che hai citato all'inizio, insomma, tutti possono mettere Esattamente, a disposizione. Airbnb, ma anche Facebook, che è il Certo. luogo dove ognuno mette le sue fotografie, le sue stories e ovviamente in Twitter le proprie opinioni. Quindi io sono produttore di contenuti e contemporaneamente fruitore di contenuti. Non c'è più il professionista, c'è il prosumer, questa identità nuova che unisce l'identità appunto del produttore e del consumatore, prosumer, dell'utente, se vuoi, user. La terza fase, questa è la sharing economy, la terza fase consiste nella considerazione successiva, cioè se io sono padrone della piattaforma e cioè sono quello che mette in contatto le persone, allora posso entrare nella data economy. Che cos'è la data economy? È quell'economia basata sulla gestione dei dati, ovvero sulle opportunità di contatto tra gli utenti. E fare in modo con questa ovviamente intelligenza, con l'intelligenza dei dati, di elaborare algoritmi capaci di creare un ordine statistico tra tutti i dati che io colleziono e quindi in modo previsionale consentirmi di sapere esattamente che cosa funziona e che cosa non funziona, avendo quindi accesso a una quantità di dati devastante. Parlo di una intelligence
Ma intelligence fa questo, cioè quando una campagna attraverso la nostra piattaforma che univoca tutti i processi che normalmente, come dicevo prima, erano divisi in silos separati, univocandoli, l'intelligenza artificiale di My Intelligence cosa fa? Inizia a inferenziare, cioè a calcolare in modo statistico quello che avviene nei vari processi, nei vari momenti del processo di erogazione pubblicitaria e in automatico propone all'utente che è davanti alla macchina, a My Intelligence stessa, alla piattaforma di My Intelligence, gli propone dei miglioramenti. Cioè gli dice, guarda che se fai questa piccola correzione, forse abbassi ulteriormente il prezzo, anzi senza forse, di fatto l'intelligenza artificiale lo dichiara e lo ottiene in modo immancabile. E questo è perché l'intelligenza artificiale ha una capacità di calcolo ovviamente infinitamente superiore in senso analitico a quella dell'essere umano ed è accesa 24 ore su 24, mentre quando un operatore oggi che fa pubblicità interviene nei processi della pubblicità lo fa con la sua competenza, ma ovviamente tra le telefonate, la chiacchiera con gli amici, il bar e tutto il resto, il caffè alla macchinetta, metteteci quello che vi pare, e comunque per solo 8 ore al giorno, ecco, la sua efficienza ovviamente è diversa, no? La macchina invece sta lì. Basti pensare che Google ha un algoritmo che se per esempio noi biddiamo, cioè cerchiamo di comprare una parola e lo facciamo in modo costante e continuativo, Google lo capisce, capisce che quella parola ha un significato, quindi alza il È prezzo. vero. Bene, per esempio, noi mettiamo un algoritmo, quindi un'intelligenza artificiale, a competere e a dialogare con un'altra intelligenza artificiale. E quindi quando Google alza il prezzo, noi in automatico ci comportiamo di conseguenza, quindi simuliamo l'assenza di interesse per non far alzare il prezzo. Cioè, sono tutte cose che nel mondo, cioè diciamo di fronte a giganti della tecnologia come Google, che ha un'intelligenza così sofisticata, le aziende serie oggi non possono non fare la stessa cosa. I grandi centri media non fanno questo lavoro perché sono molto human intensive, cioè sono basati su centinaia, se non migliaia di collaboratori che fanno un lavoro ancora a manella, si dice nel nostro settore, cioè con il foglio Excel. Noi tutto questo l'abbiamo semplificato in modo radicale e sono arrivato alla costruzione di My Intelligence proprio grazie allo studio di queste tre onde che ho appena citato della rivoluzione digitale, cioè la liquid economy, la sharing economy, la data economy e infine quella di cui ho vagamente parlato parlando dell'intelligenza artificiale, quella che si chiama robot economy. E cioè l'economia che nasce proprio dal mettere a sistema i dati e a farli diventare strumento per diventare sempre più efficaci attraverso quelli che si chiamano algoritmi di machine learning, scusate. Quindi abbiamo anche la quarta fase, insomma, dopo Che è la. la, esatto, robot o artificial intelligence Ok, economy, come si chiama. liquid sharing date e robot, questi sono i quattro step. Quindi, insomma, hai anche poi risposto alla domanda del quale può essere l'ulteriore passo in avanti di questa rivoluzione. Tu, peraltro, so che sei anche abbastanza curioso, e non puoi non esserlo nel tuo, come non possiamo esserlo noi nel nostro. Però, insomma, diciamo che ci siamo trovati le fonti TV Andrea Pezzi attraverso Clubhouse, che è uno strumento che esiste da un po', effettivamente, soprattutto oltreoceano, ma che in Italia sta cominciando a diciamo prendere piede in maniera particolare, soprattutto in questo periodo. Non so se, perché molti sento che sono un po' rimangono un po' scottati, nel senso entrano, trovano un entusiasmo anche piuttosto forte, ma dura poco, diciamo così, e si stancano presto, ecco, di questo tipo di piattaforma. È una curiosità malsana mia, che c'è dietro questa domanda. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi di questo, diciamo, nuovo, tra virgolette, prodotto, nuova Ma piattaforma. allora, devo dirti che su di me ha fatto lo stesso effetto che hai citato, quindi io mi sono subito incuriosito e per una settimana credo di essere entrato dentro l'applicazione almeno in una settimana, almeno una decina di volte. E è tantissimo per me che tutto sommato uso in modo abbastanza ragionevole le app nel mio cellulare. E da un po' di tempo, direi da 2 o 3 settimane a questa parte, invece non ho più, cioè la guardo e poi non ne ho voglia. Perché non ne ho voglia? E provo a fare un'analisi che è un'analisi sicuramente personale, che riguarda la mia. Perché tutto sommato quello di cui ho bisogno non è un confronto. Cioè io ho la sensazione che questo mito del confronto, del parlare, del incontrarsi, del discutere,
sia veramente un mito, cioè sia una specie di falsa illusione. Quello di cui le persone hanno bisogno, non è di confrontarsi in generale, è di confrontarsi su alcune questioni che oggi, hanno bisogno anche di guide certe, di esperienza, anche se volete di saggezza. E quindi alla fine è vero che la tecnologia potenzia la tecnica dell'incontro, la tecnica della comunicazione in modo esorbitante, però rimane fondamentale il che cosa ne faccio, cioè la motivazione che mi spinge è sempre il contenuto, è sempre la qualità. Cioè io per andare a mangiare in un buon ristorante posso fare 100 km in macchina. E Sì. tornare la sera per farne altri 100 e per tornare appunto a casa. Se devo andare a sentire la conferenza di una persona che mi interessa, io posso veramente fare il giro del mondo. E voglio farla questa esperienza in modo immersivo, in modo fisico. Voglio l'esperienza, voglio il viaggio, voglio il tempo che mi serve per elaborare tutto quello che mi viene detto. Alla fine l'esperienza epidermica, fisica. E il contenuto sono due cose che la tecnologia non dico che non riesce a dare, ma non è nella caratteristica della tecnologia restituirle. Ci possono essere, è raro che ci sia la parte di experience in modo profondo, ci possono essere però alcuni livelli io ho visto delle cose sul web molto interessanti effettivamente e che mi hanno fatto riflettere in modo anche profondo. Però è una cosa molto difficile, molto rara. Cioè, a parità di contenuto, l'impatto personale è 3 volte superiore, nell'esperienza di una persona, almeno nella mia. Quindi, ripeto, non dovremmo mai esasperare il valore dell'incontro e del confronto, dovremmo piuttosto parlare della qualità degli incontri, come pure quando si parla in modo generale di libri, bisogna leggere i libri, c'era questa specie di Certo. retorica fino a un po' di tempo fa molto rilevante. Non è vero, io non credo che sia importante leggere libri, l'importante è leggere libri giusti, che è diverso e ce ne sono sempre meno. Io ho dedicato la mia formazione, che ancora oggi ovviamente continua, nel senso che non ho mai smesso di ricercare. Però mi ero dato una regola da ragazzo, a partire dai 25 anni ero già arrivato a questa conclusione, considerazione: non leggere nulla di precedente, anzi di posteriore, di successivo agli anni 70. E quindi ho iniziato a dedicarmi solo allo studio dei libri, per lo più dei grandi classici, quindi proprio avevo anche tagliato in modo netto Beh, abbastanza. con il Novecento per certi versi. Per cui non lo so, Chiaro. ma non perché io non ami i miei contemporanei, ma perché voglio dire, se tu vai a guardare la contemporaneità rispetto al significato delle cose vere, è una goccia. Può succedere che ci sia un autore straordinario, anzi, ce ne sono stati, alcuni hanno avuto l'enorme fortuna di averli incontrati. Però, voglio dire, rispetto alla storia dell'umanità, i grandi della storia sono sparsi nel tempo, no? E quando uno è un grande dice cose che sono vere, a prescindere. Penso per Sì. esempio al digitale, penso alla grande lezione di Parmenide, che è l'inventore dell'ontologia. Io penso che la cultura della psicologia o della filosofia o del pensiero robotico abbia un'origine molto antica. Parliamo di 4, 5, 600 anni prima della nascita di Cristo, già esisteva la modalità duale che oggi è incarnata dagli algoritmi. Quindi il dibattito, e qui entriamo nell'altra cosa, non so se ne vuoi parlare, che Sì, riguarda ma cioè la infatti mia sospensione. volevo, scusami se ti interrompo, ma in realtà non è che ti interrompo, ma prendo proprio questo assist che hai fatto, cioè siamo tornati indietro, insomma, quasi agli inizi dell'uomo in quanto tale, perché io so che tu ti poni anche un'altra domanda, cioè sei dentro il digitale, sei dentro e studi la rivoluzione digitale, ma ti poni anche un'altra domanda, e cioè, ma in tutto questo oceano digitale in cui ci troviamo, che fine sta facendo l'uomo? Esatto, ma più che altro io sono innamorato del digitale perché penso che sia un'opportunità enorme per tornare a farci quelle domande che abbiamo lasciato nel Novecento e che purtroppo nel Novecento non siamo stati in grado di risolvere, perché
ci sono state due guerre mondiali, c'è stato il fallimento degli esistenzialisti, per cui l'esistenzialismo oggi, per chi ha letto due libri, fa rima con il pessimismo, no? Quasi con il nichilismo. Ed è un peccato, perché invece la vita esiste, la vita è proprio bella ed è fatta bene, non so se da Dio, però la vita ha una sua meravigliosa verità, e di cui io, come ognuno di noi, sono un'incarnazione, e c'è fior fior di intellettuali nella storia dell'umanità che hanno saputo descrivere la natura umana, le regole, i modi delle relazioni, i giusti modi delle relazioni tra gli uomini e anche il senso, se volete, dell'esistenza. Ci sono queste cose, esistono, e queste cose oggi sono fondamentali. Perché? Perché se non ci facciamo le domande, non sappiamo rispondere alla domanda che cos'è il problema, e vogliamo con gli algoritmi andare verso una società sempre più funzionale, efficiente, e risolviamo con la tecnologia dei problemi, però poi noi risolviamo tutti, anzi quelli più importanti non possiamo proprio risolverli. Più risolviamo i problemi piccoli, quelli del quello che in psicologia si chiama il cosiddetto miricismo quotidiano, cioè i piccoli problemi che riempiono la vita, più consegniamo l'essere umano a problemi più grandi, perché quelli piccoli ci pensano gli algoritmi, quelli grandi te li devi affrontare tu, ma non hai le spalle, perché i problemi grandi li affronti grazie a un'intelligenza che è figlia di un processo evolutivo dell'intelligenza stessa. E quindi noi oggi siamo di fronte a enormi problemi, enormi, che sono quelli legati al senso dell'esistenza, per esempio, o al senso del lavorare, o al senso della malattia, o al senso appunto del problema stesso, dell'efficienza. E dobbiamo, secondo me, prendere il retaggio, e noi siamo, qualcuno lo diceva, dei nani sulle spalle di giganti, che sono gli uomini nati prima di noi, ecco, prendere il retaggio di questi grandi umanisti. Io amo definire l'umanesimo perenne come quella specie di filo bianco che collega i grandi di tutta l'umanità, perché tutti hanno partecipato a dire in fondo la stessa cosa: non esiste un intellettuale mio di riferimento, ma esiste questo pensiero che accomuna tutti gli intellettuali migliori della storia dell'uomo, e che hanno saputo descrivere, amandolo, l'essere umano, e quell'idea di essere umano che ci hanno trasferito è un criterio fondamentale su cui costruire la società di domani. L'associazione Io Sono nasce per questo motivo, il Festival dell'Umano, che prende corpo dal 12 di aprile, ma poi fisicamente avrà il suo esodo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano il 18 di settembre, è l'occasione per mettere attorno a un tavolo fatto da 10 persone, tanti manager, tanti studenti, saremo più o meno 700-800, perché di più purtroppo non ci stiamo, ma le domande sono tantissime, a parlare a tavoli da 10 proprio dell'essere umano, cercare ogni tavolo di definire un'idea di essere umano, che sia contemporaneamente un'idea sulla natura dell'essere umano, sull'etica, cioè sulla sua capacità, su come è giusto che questi esseri umani si relazionino tra di loro, e sul senso dell'esistenza, quindi quella che in filosofia si chiama la dimensione estetica. E lo facciamo perché è bello farlo, non perché abbiamo le risposte giuste, ma perché dobbiamo ritornare a farci le domande giuste, e ritorniamo quindi anche a Clubhouse e al senso dei libri giusti, cioè quali sono. Non esistono frasi intelligenti, esistono domande intelligenti. Poi ognuno deve trovare la sua risposta, e la risposta non è mai un concetto, è soprattutto un'azione, è un modo di stare al mondo, è un modo di essere criterio della propria stessa verità viva, che istante per istante si fa nelle cose che facciamo. Amo l'impresa, amo le aziende, amo lavorare, perché come ogni singola azione che fai, anche nell'azienda, nel fare bene, nel servire il tuo cliente, nel servire anche il tuo collega, tu fai te stesso, e quindi migliori, diventi una persona migliore, migliorando il mondo fuori, migliori te stesso dentro. Questo è il senso circolare meraviglioso che è alla base di tutti i concetti, come per esempio appunto il concetto di sostenibilità, di economia circolare. Sono tutte proiezioni, sono tutte diciamo piccolissime ramificazioni di un tronco maestoso, che è quello che la filosofia insegna da sempre, e cioè del valore ontologico dell'essere umano. Andrea, siamo in chiusura. Io volevo però farti una domanda che non c'entra proprio nulla con tutto quello di cui abbiamo parlato. È proprio per chiudere con il sorriso, perché insomma, chi è figlio degli anni Ottanta ti ha seguito in qualche modo. Mi ricordo delle tue. Non esageriamo, adesso tu mi vedi così calmo, ma anni 90.
anni 90, no, io sono nato negli anni 80, però esattamente era gli anni 90 quelli in cui ti abbiamo visto in video, insomma, in TV, poi insomma hai avuto anche altre esperienze come autore. La mia domanda, che è molto stupida, è: ma tu sei ancora in contatto con il mitico Mao con cui vi esilate durante la trasmissione Kitchen? Cioè, l'hai più sentito o vi siete persi sì, di vista? Sì, lo sento molto spesso, devo dire. Voglio un bene dell'anima a Mauro, perché di tutti i miei, ma anche Francesco Mandelli, devo dire, sì, anche sì, Mauro, sì. A modo suo, gli voglio bene, anche se è un pazzo scatenato. Però Mao è veramente un infinito, un bambino infinito, e lo dico con tutto l'amore, perché lui, la sua leggerezza, il divertimento che mi ha regalato quando lavoravamo assieme è ancora intatto. Cioè, è una delle poche persone che io conosco che non ha mai perso il bambino che ha dentro, e semmai lo ha immortalato nel suo modo di stare ancora oggi al mondo. Per cui gli voglio bene, cerco quando posso di stare un po' con lui. Poi, tra l'altro, sono un sostenitore, sono parte del fan club di Mao, nel Fantastico. Senso che insieme anche ad altri amici cerchiamo di costruire delle scuse per continuare a fare qualcosa da serio. Probabilmente da casa si aspettavano una domanda sulla tua compagna Cristiana Capotondi, invece no, io volevo assolutamente sapere questa cosa qua di Mao. Ovviamente era un modo per chiudere col sorriso e per ringraziarti, Andrea Pezzi, founder e chairman di My Intelligence. Grazie per essere stato qui con noi, buon lavoro e a presto. Noi ci fermiamo, grazie a voi che ci avete seguito, grazie alla regia, vi lascio il resto della programmazione delle Fonti TV, che riparte con la diretta assieme ad Alexandra Giorgeva, come sempre, alle 14.30.